Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Contrariamente a quanto si pensava inizialmente, Ivana Trump sarebbe morta a causa della caduta dalle scale e non per un infarto. Infatti, venerdì l'ufficio di medicina legale della città di New York ha fatto sapere di aver concluso che la morte di Ivana Trump, l'ex modella ed ex moglie di Donald Trump, è stata accidentale e causata da contusioni al torso. Durante i suoi ultimi istanti di vita ha parlato con una persona, ovvero con la titolare dell'Altesi Restaurant, locale in cui la 73enne si trovava la sera prima del decesso. Intervistata dal The Sun, Paola Lavian ha dichiarato di aver visto l'ex moglie di Donald Trump leggermente stanca. «Come sempre, mi ha chiesto come stavo, lei ci sosteneva da tempo e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l'ho vista. Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po' stanca, ma per il resto sembrava a posto». Ivana Trump andava spesso a mangiare in quel ristorante. Con il dolore negli occhi, la ristoratrice si dice sotto shock dopo aver visto un gran fermento sotto il suo appartamento. «Era davvero una persona meravigliosa», conclude asciugandosi le lacrime. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.